Ok, giuro che ho delle buone ragioni per cui sono scomparso per 10 mesi. Salve a tutti ragazzi, io sono Distruan21, benvenuti, o bentornati, nel mio canale. L'estate è ormai alle porte, insieme alla fine dell'anno scolastico, l'inizio delle vacanze, l'esame di maturità di quinta superiore, per favore aiutatemi, sto per morire. Ma poi ho pensato una cosa, già che ho da studiare essenzialmente ogni argomento trattato in quest'anno, potrei anche farlo in modo divertente, no? Così la cosa più divertente che mi è venuta in mente è stata reimmaginarmi ogni argomento di studio in una carta del mio gioco, Warfighters. Che no, non è un progetto morto, sta continuando ma lentamente. Molto lentamente. Se non sapete di che cosa sto parlando, comunque potete andare nel commento pinnato, ci sarà un video per il mio video in cui spiego un'introduzione al concept del gioco. La prima materia che ho voluto trasformare in una carta è stata italiano, perché personalmente adoro scoprire la storia della vita dei vari letterati e compararli tra loro per vedere chi ha trovato il successo nel modo più assurdo. Cioè, davvero, alcuni hanno delle storie davvero divertenti. Inoltre è letteralmente l'unica cosa che mi ricorda le interrogazioni. Così, oggi volevo toccare un personaggio un po' filosofico che mi ha colpito molto. Colui che ha concepito le sue opere sul concetto delle maschere, colui che ha rotto la quarta parete durante una rappresentazione teatrale, colui che ha iniziato un movimento di pensiero dietro alla sua idea della frantumazione dell'io, anche se essenzialmente ogni letterato abbastanza famoso ne ha iniziato uno anche involontariamente, sto parlando di Luigi Pirandello. Ma prima di passare al disegno, non scordatevi di mettere like e iscrivervi al mio canale se volete vedere altri video simili, perché il mio cervello è letteralmente alimentato a dopamina. Ma non dilunghiamoci troppo in chiacchiere e godetevi la mia speed paint mentre reimmagino questo grande della letteratura italiana dalla barba a punta che si autodefinisce il figlio del caos. Non sto scherzando, è davvero una sua citazione. Thank you.
Ed è finito questo primo disegno. Lo metterò su una carta appena potrò, nel mentre scrivete le vostre opinioni qua sotto nei commenti e provate a indovinare cosa significano i vari pezzi del disegno nel contesto di Pirandello, se volete sembrare intelligenti e acculturati. Pubblicherò lo speed paint per le altre materie molto presto, quindi restate sintonizzati e non scordatevi di ripassare. Ciao!